Eccoci qua ancora in onda da Radio Amore Napoli con i nostri amici del movimento che ormai ha creato un logo che ha un valore anche importante dal punto di vista commerciale, sembra quasi la marca di un profumo, di una linea di abbigliamento, cioè Sim Sfastariate, che devo dire che ancora sempre di più si nota in giro, ci sono bandiere pure fuori a esercizi commerciali, a rivenditori di giornali, insomma mi pare che stia funzionando bene. Ma chi l'ha inventato questo logo? Vincenzo Caniglia, lui è il presidente del... Buonasera a tutti i radioascoltatori, ringrazio Carmine nonché Radio Amore Napoli per ospitarci qui con una santa pazienza tutti i martedì. È un piacere. Allora, chi ha inventato questo logo? Chi si è assunta la paternità? Più che chi l'ha inventato, forse sono state 3-4 persone che in un momento conviviale tra amici hanno fatto esclamazione del genere dicendo mi sono proprio sfastriata, stamattina mangio proprio sfastriata, e questo sfastriarsi continuo ha fatto nascere diciamo il nome di questo movimento che oggi è denominato proprio Ci Siamo Sfastriati, che ormai è diventato un brand che gira in lungo e largo per la città tra esercizi commerciali e i venditori. Anche con il malcontento che gira oggi dopo la sentenza su Higuain, questa è una frase che credo anche molti tifosi possono fare loro. Io penso che questa frase si addice non solo alla politica ma anche alla politica calcistica, alla politica diciamo amministrativa e anche sostanzialmente a quella di casa nostra, no? Spesso capita mangio proprio sfastriata, quindi è un sentir comune sostanzialmente. Allora, nell'appuntamento di oggi parliamo un po' di alcuni fatti di cronaca e di attualità, brutto fatto di cronaca che anche vi ha visti purtroppo vittime. Sì, in effetti ce lo puoi raccontare ovviamente anche con il necessario distacco anche da un evento che vi ha colpito in maniera così forte. Sì, in effetti sabato pomeriggio noi abbiamo postazioni di gazebo per tutta Napoli, come più spesso invitiamo i radioascoltatori a venirci a trovare nelle piazze, e a Napoli praticamente in prossimità di via Toledo si è verificato uno spiacevole evento dove un gruppo di ragazzini, io li fifisco così tra virgolette, si sono avvicinati al nostro gazebo e hanno in più occasioni cercato di avere praticamente di richiedere una volta un volantino, una volta la bandiera, una volta l'adesivo. Al diniego diciamo dell'asta praticamente della bandiera da parte di una delle nostre sfasteriate che era lì a rappresentarci, i ragazzini hanno iniziato a inveire nei confronti delle nostre hostess, delle nostre sfasteriate che presiedevano quella postazione, e uno di loro ha sottratto l'asta della bandiera iniziandola ad agitare e a colpire lo stesso tavolino del gazebo, rompendola e facendo frantumare l'asta della bandiera in più pezzi, anche pericolosa per i passanti sostanzialmente, nonché per le stesse hostess e anche per la loro incolumità. Quindi di conseguenza praticamente al passaggio di una volante della polizia municipale allertata da una delle nostre sfasteriate i ragazzini si sono allontanati dallo stand. Però io faccio una riflessione, saranno anche ragazzi diciamo con difficoltà oggettive, familiari e quant'altro, e questo diciamo è ancora una volta una nota dolente per Napoli, perché quello che è successo poi il giorno dopo, diciamo dopo la distanza di qualche ora a Forcella, con un'altra situazione analoga dove dei ragazzi hanno praticamente aggredito una scolaresca greca, questo diciamo è l'ennesimo allarme che in città praticamente questi episodi sono diciamo stanno diventando sempre più frequenti, e purtroppo questo a danno della stessa città e a danno dell'immagine del turismo di Napoli. Mi pare che episodi del genere siano capitati anche ai gazebo di Lettieri, poi domani sarà il nostro ospite, ne parleremo con lui, quindi è anche testimonianza di un clima che forse è inaccettabile di questa campagna elettorale. Sì, in effetti questo è un clima diciamo che non penso che derivi dalla politica assolutamente, almeno spero che non derivi da schieramenti politici estremi, né di destra né di sinistra, ma penso che è un clima diciamo sostanzialmente di abbandono totale in cui versano spesso tante famiglie e di conseguenza anche gli stessi ragazzi che sono diciamo crescono in queste famiglie, perché purtroppo
purtroppo ne abbiamo parlato spesso, l'ignoranza è un grande limite spesso per le persone, perché rompere un'asta di plastica può provocare danni enormi anche a un semplice passante che è lì per caso. Temi di attualità, domani alle 18, a pochi metri da qua, arriverà il signor Matteo Renzi. Avreste qualcosa da dirgli, da chiedergli? Allora, da dirgli una parola, Cesim Sfastriata, da chiedergli come gli è venuta la brillante idea di redigere una cabina, di realizzare una cabina di regia senza l'ausilio del primo cittadino napoletano. Voglio dire, parlando di temi importanti come quello di Bagnoli, soprattutto discutendo un tema che è tanto a cuore alla città e che da anni questa città attende per rilanciare il turismo della stessa città e regione, come gli è venuto in mente di escludere il primo cittadino, che adesso si chiami De Magistris o si chiami Lettieri o si chiami Puppo, Pippo o Pluto? Diciamo, è una cosa da domandargli al premier sostanzialmente, perché è una cosa che devo dire la verità, ci ha lasciato a tutti forza a bocca aperta, non solo al sindaco di Napoli. Bagnoli richiama anche tematiche di tipo ecologico e ambientalista. Il 17, ne stiamo parlando più volte in questa puntata, si andrà alle urne per le trivelle. Voi avete un'idea di come comportarvi nel segreto del seggio? Noi abbiamo già su Facebook, sui nostri canali di informazione, abbiamo lanciato la nostra campagna, se tra virgolette si può definire tale, campagna elettorale per il referendum, invitando le persone ad andare a votare e votare sì, naturalmente, perché il mare è un bene comune ed va tutelato come tanti altri beni. Quindi dal punto di vista ecologista e soprattutto dal punto di vista della salvaguardia degli ambienti, noi naturalmente inviteremo a tutti gli sfasteriati di andare a votare e votare sì.